Mi chiamo Massimo Sestini, ho fatto una foto di un barcone di migranti dallo Zenit davanti alla Libia. Questa foto ha vinto il secondo World Press Photo General News. È un momento molto critico per le migrazioni, purtroppo. È un problema che ho vissuto sulla mia pelle per 2 anni consecutivi, perché quella foto era stata replicata da una foto identica che avevo fatto 2 anni prima. E cercavo di documentare a 1 anno di distanza il fatto che niente era cambiato. Mi chiamo Giulio Di Sturco, fotografo italiano e vivo a Bangkok da 4 anni. Volevo fare un lavoro sul cinema in Asia. Cina aveva cominciato a costruire degli studios e quindi abbiamo fatto nel 2010 il primo reportage. Mio nome è Michele Palazzi, sono un fotografo. Le fotografie che hanno vinto World Press Photo fanno parte di una serie che si chiama Black Gold Hotel. È un'analisi personale del processo di modernizzazione in cui ciò che rimane di uno stile di vita ancestrale coesiste con uno stile di vita nuovo che sta venendo, che è, diciamo, lo stile di vita più consumista. Mi chiamo Paolo Marchetti, sono fotogiornalista, vivo in Italia, rappresentato dall'agenzia Getty Images. Sono qui ad Amsterdam, premiato con il progetto The Price of Vanity. Il progetto vuole raccontare la tradizione degli allevamenti intensivi per gli animali destinati al mercato dell'alta moda, viaggiando dal Sud America all'Europa, al sud-est asiatico, eccetera, andando così a cercare i posti dove questa tradizione è più profonda. Questo mestiere ti mette in condizioni di confrontarti personalmente, come persona, come cittadino, senz'altro come professionista, con aspetti etici diversi che riguardano te stesso e riguardano il tuo desiderio di voler comunicare e riportare storie agli altri. Quindi desiderare di fare delle fotografie e desiderare che queste fotografie diventino argomento, oggetto di discussione è un gesto profondo. La fotografia è una conseguenza, è l'ultimo anello di una lunga catena e di una serie di considerazioni che il professionista deve fare con se stesso per farsi trovare pronto a dialogare con gli altri.